Davvero meravigliosa, io sono venuta a portare i saluti del sindaco Scajola, al quale dispiace sempre non essere presente con i ragazzi, con i bambini, con quello che definiamo sempre, ma non a torto, il nostro futuro. È encomiabile il lavoro della scuola, della dirigenza, ai professori. È encomiabile perché questi ragazzi hanno dimostrato di non studiare l'arte sui libri, che già è una bella cosa, però insomma magari potrebbe risultare un po' noiosa, ma gliel'hanno fatta in qualche modo vivere, respirare. Hanno fatto dell'arte, hanno creato, hanno raccontato dalle scuole materne alla scuola secondaria, quindi alle vecchie medie, cos'è per loro l'arte. È bellissimo questo lavoro del comprensivo scolastico, quindi di fare un lavoro comune a tutte le età e su tutte le scuole, con ovviamente delle sfumature diverse a seconda se i bimbi sono piccini o se i bimbi o se i ragazzi insomma cominciano ad avere una loro visione più seria, più ragionata delle cose. Quindi che dire, bello, siamo nel bello, e quando si è nel bello non può che essere una cosa che ci dà gioia e anche grande soddisfazione. Ma l'insegnante e il dirigente sono stati davvero, davvero carinissimi. Hanno detto che quando hanno spostato i mobili, probabilmente appartenenti all'ex Banca d'Italia, hanno rinvenuto questo quadro che era presente Caduti della provincia di Imperia, e hanno detto in modo spontaneo abbiamo pensato al sindaco. Quindi tutti insieme l'abbiamo subito detto, questo quadro va al sindaco, perché evidentemente il sindaco è riuscito a passare questo messaggio per cui è importante la storia, è importante la nostra storia, è importante il recupero, è importante non lasciare indietro quello che sono le nostre origini e le nostre tradizioni. Per cui istintivamente gli insegnanti hanno detto l'abbiamo messo via appendicendoci per il sindaco, e quindi lo porterò al sindaco, che ne sarà sicuramente commosso. Sì, questo è un lavoro diciamo in collaborazione con tre ordini di scuola, a partire dalla scuola dell'infanzia, la scuola primaria qua di Piazza Roma e il plesso della scuola secondaria di primo grado. È un progetto di continuità, appunto perché parliamo di bambini e di ragazzini di scuole, di ordini di scuola diversi. Il filo conduttore è stato l'arte, che ci ha permesso in primis di comunque far conoscere il mondo dell'arte a tutte le età, a partire dai bambini piccoli fino ad arrivare appunto a quelli della scuola secondaria. In più questo progetto aveva anche una valenza di miglioramento del plesso, perché comunque l'abbiamo diciamo trasformato in una mini galleria d'arte, e l'aspetto del plesso è ulteriormente migliorato, anche se questo è un processo che stiamo facendo già il terzo anno che stiamo lavorando sul miglioramento, e direi che appunto tutto il plesso dell'infanzia e della primaria ha acquisito un'altra faccia, perché potete vedere che ha un aspetto molto più accogliente. Tutto ciò anche grazie alla collaborazione del Comune, che ci dà sempre un aiuto e che abbiamo invitato oggi per assistere per vedere il lavoro che era stato fatto. E ringrazio l'assessore Gandolfo, che è venuta appunto a visitare il nostro lavoro, e poi ovviamente devo ringraziare tutti gli operatori della scuola, le maestre dell'infanzia, della primaria, le maestre del primo grado e tutti i ragazzini dai più piccoli ai più grandi che si sono spesi per permetterci di realizzare questo progetto. Grazie.